Bella ragazzi, qui Zeratul che vi parla e benvenuti qui su un nuovo video sul DLC Rise of Iron, soprattutto sul nuovo raid. Oggi infatti andremo insieme a vedere le 4 casse nascoste, esotiche o meno, perché di due di esse ancora non ne siamo assolutamente certi, nascoste appunto all'interno di questo raid. Ve le mostrerò in ordine appunto di step, diciamo, e scusate se alcune non le faccio vedere bene, ma cercherò di rimediare spiegandovelo bene a voce. La prima la troveremo dopo il primo step, ovvero dopo aver caricato i generatori, si entra all'interno, diciamo, di questa nave e nel pezzo di parkour dove ci sono i carri armati appesi e ci sarà a un certo punto, stare su dei tubi verdi in alto, voi saltate in alto a sinistra e su un tubo rosso proseguendo dritto e vi ritroverete in questa zona dove al termine di un piccolo parkour troveremo appunto questa cassa e non sappiamo appunto se sia esotica o meno. La seconda cassa invece la troveremo al seguito del secondo step, dove aver battuto appunto quel boss con le mini, diciamo, troveremo questa seconda cassa che è veramente facile da trovare perché la troveremo sulla destra, dove stavano appunto quelle piattaforme bianche, di colore bianco, si prosegue dritti, si va appunto su questa, si salta questa sporgenza, si arriva qua sopra e anche questa non sappiamo se è esotica o meno perché nessuno ha droppato esotico da essa. La terza che vi mostro invece sappiamo per certo che è esotica, poiché appunto i miei compagni di clan l'hanno appunto droppato. Si troverà sempre nella stessa zona della cassa che vi ho appena mostrato, solo andando più avanti la si troverà in alto, quindi bisognerà, diciamo, saltare. Bisogna appunto saltare su questa sporgenza, su questo tubo, si arriva appunto sopra questa trave, come al termine ci sarà appunto questa cassa esotica. La quarta cassa che abbiamo trovato invece la si trova dopo aver sconfitto la macchina, cioè dopo aver appunto usato la macchina per abbattere i muri, vi catapulterete di sotto e su queste rocce salendo all'interno di un tubo troveremo appunto la quarta agognata cassa che sappiamo che è esotica. Infine abbiamo trovato anche un frammento Siva, non mi ricordo il numero, ma l'abbiamo trovato appunto nel labirinto della Siva, proprio appena si entra qua sotto su queste sporgenze. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia soprattutto utile, buon proseguimento con il raid, ci vediamo al prossimo video, bella!